Benvenuti amici, io sono Salpimpos. Oggi torniamo su Slendrina The Cellar 2. Ci ritorniamo, visto che l'ultima volta ci sono andato a morire perché non ho trovato l'ultimo libro e giravo lì da un'ora, e quindi piuttosto che andare avanti ho preferito vedere il finale di morte, che comunque non si è visto, nel senso non era presente. E quindi niente, oggi cerchiamo di finirlo e abbiamo subito la nostra partita. Ma prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su. Supportate questi video, queste perle che vi porto. Allora, l'altra volta io la mappa non l'ho presa perché, vabbè, dicevo, vabbè, non sarà così difficile. E invece direi che è utilissima, visto che ci indica la posizione ed eventualmente, non so, le stanze esplorate. Vediamo. Allora, dobbiamo recuperarci 8 libri. Salve. Iniziamo benissimo. Dobbiamo recuperarci 8 libri. Il problema è che è veramente un labirinto sto postaccio orribile. Quindi, oh, iniziamo ad esplorare. Ora, io le stanze che apro me le segna. Tipo, no, vado da qua. Le porte che io apro, in teoria, non me le segna. Mi sa che non me le segna. Quindi lasciamo tutto aperto ed esploriamo angolo dopo angolo senza tralasciare nulla, perché l'ultima volta è stata una faticaccia girovagare per un'ora alla ricerca dell'ultimo libro e non trovarlo poi, tra l'altro. E quindi niente. Apriamo tutto, guardiamo dietro ad ogni angolo. Vi ricordo che qui siamo attaccati dal figlio di Slendrina, dalla mamma di Slendrina, da Slendrina, da tutti. Da tutti indiscriminatamente. Ok, non ci segna eventualmente le zone già esplorate. Questo è un gran problema. Vabbè che abbiamo la mappa, però fino a un certo punto. Allora, io esplorerei tutta quest'area, non lo so. Dietro avevamo anche delle porte. Allora, esploriamo dietro, va. Non ci perdiamo. Porta dopo porta. Se avessero aggiunto la possibilità di vedere le porte già aperte e quelle non ancora aperte, sarebbe stato ancora meglio. Però forse sarebbe stato fin troppo facile. Slendrina, non ci frantumare le cucuzze. Allora, niente. Dritto per dritto. La door is locked. Oh, mi segna che la porta è chiusa. No, vedete. Vabbè che abbiamo la mappa, ma è un po' inutilina questa mappa, però. Giusto? Mi sembra un po' inutilina. Allora, la chiave ce l'abbiamo. Perfetto. Poi un libricino da ste parti? No. Non è che posso segnarmi io qualcosa in mappa, no? Non lo so, ma credevo potessi segnarmi qualcosa. Niente, apriamo la porta, visto che abbiamo trovato una chiave. Vabbè, chiudiamola, va benissimo. Ok, e spero che qui ci sia il primo libro, ma ovviamente no, perché questo gioco è fatto così, che voi trovate le chiavi, le sprecate per aprire le porte e poi alla fine non trovate quello che vi interessa. E niente, io continuerei per di qua allora. E andiamo via. Dove? Destra o sinistra? Intanto dritta, apriamo la porta. Tac. Bisognerebbe fare una stampa di questa mappa e via via con una matitina, qualcosa, segnare le porte dove abbiamo già esplorato. Così magari sarebbe più facile. Ovviamente, tipo qua, se io non trovo niente, vado a mettere una X sulla porta, sulla stanza, per segnare che appunto non c'è niente o comunque ho già preso qualcosa. Salve. Sarebbe molto più facile, perché così non ti segna niente la mappa. E niente, vabbè. Allora, da qui sono uscito, giusto? No, da qui ci dobbiamo ancora entrare. Quindi, dobbiamo memorizzare. È ancora quella, ancora là quella. Dobbiamo memorizzare le cosucce, fin quando non capiamo. Dove andiamo a finire da là? Ok, doppia stanza. Qui qualcosina deve esserci. Giusto, almeno il primo libro. Un libro, una chiave. Niente, ma proprio fichi. Ma fichi secchi, proprio di quelli proprio secchi secchi. Allora, niente. Qua niente, continua a non esserci niente. Continua a non esserci niente. Buono. Perfetto, vabbè, d'altro canto sono solo 8 i libri. Qua abbiamo una mappa abbastanza importante. E niente, piano piano cerchiamo di esplorare tutte le zone, ragazzi, cercando di memorizzare ogni angolo esplorato e ogni angolo non esplorato. Quindi ad ogni incrocio controlliamo la mappa. Questo è già esplorato, quindi dritto per dritto c'è una porta che ancora non ho esplorato. Vabbè, con la mappa effettivamente è molto più easy. Un armadio, sperando che ci sia qualcosa nell'armadio. Speriamo inutilmente noi, perché non c'è niente. E quindi me ne vado, me ne ritorno sui miei passi e vediamo dove andare. Da qui si torna indietro, quindi dritto per dritto. Oh, qui ci sono delle porticine, sia qui sia dall'altra parte. Quindi ci esploriamo queste porticine e poi proseguiamo. Ecco, con la mappa effettivamente è più facile. Però se la stampate ancora meglio.
È ancora più facile, così vi segnate con la X le porte dove siete stati e vi completate il gioco anche in hard. Ecco, non c'è niente. Ecco, questa la prima. Poi, andando avanti, c'è un'altra porticina. Non ci perdiamo. Oh, qua. Ok, Slytherin, mi scusi. Qui c'è l'orologio a pendolo e non c'è nient'altro. E continuiamo a non trovare nient'altro. La cosa non è cambiata, anche con la mappa. Non mi chiudo le porte in faccia e niente. E vado a fare il giro. Vado a fare il giro. Andiamo a dare un'occhiatina alle porte sul retro. È perché questa zona poi è chiusa. Quindi apriamo questa. Tac. Mi chiudo. Non vorrei essere attaccato al figlio di Slendrina. Oh, finalmente un primo libro. E che cos'è? Perfetto. Poi c'è qualche secondo libro? No, ovviamente. Volevo troppo dalla vita. E niente. Continuiamo. In alto, apriamo questa porticina. Che cosa c'è in questa porticina? Esploriamo angolo dopo angolo, anche dietro le porte, però qui non c'è niente. E niente, e me la esco di nuovo. Andiamo a destra. Però prima qui c'è una porta, ovviamente. La door is locked, quindi ricordiamoci che questa porticina qua è chiusa e necessitiamo di chiave. Quindi per adesso andiamo dritto per dritto. Oh, cacchio! Slendrina. E direi che l'altra volta mi è uscita pure. Però non mo ricordavo. E niente, ci siamo presi un altro jumpscarino. Allora, apriamo questo armadietto. Chiave, ottimo. E quindi ci apriamo quella porta. No problem. Quindi non dobbiamo memorizzare niente per ora. Apriamo sta porticina. E guardate un po' che cosa c'è. Niente, sicuro. Perché il gioco vi fa sprecare le chiavi in modo tale che voi non le possiate utilizzare per aprire le porte che contengono i libri. E quindi niente. Questa zona vuota come le mie tasche. Quindi, esplorata quest'area, direi di cominciare a scendere per quest'area qui. Quindi procediamo, forza. Andiamo in fondo, giriamo. Di qua. Sempre con torcia alla mano. Non facciamoci prendere dal panico per un eventuale figlio di Slendry. E giriamo a sinistra, che lì ci sono delle aree da esplorare. Forza. Porta numero uno qua. Perché è aperta? C'è libro, chiave. Addirittura. Addirittura è la, por ah, la porta è rotta, però. No, la porta è aperta. Vabbè, vediamo che c'è qui. Comunque, va benissimo, va benissimo. E usciamo e continuiamo. Qui c'è un'altra porticina. Andiamo alla porticina. Questa è chiusa, ci vorrà la chiave, infatti. Quindi mi barrico. E il gioco dice: ma volevi, ti ho fatto trovare un libro e una chiave. Che ci volevi trovare? Un altro libro qua. Che poi il gioco non te lo esplori tutto. E niente. E quindi me la riesco. Poi, dritto per dritto. E poi facciamo il giro da qua e andiamo nell'altra stanza. Quindi giriamo poi a sinistra. Andiamo a fare il giro dal corridoio. E andiamo ad aprire quella stanza chiusa. Tac e tac. Giusti per di qua? Sì. Dritto per dritto. Andiamo in quella stanza chiusa. Cioè, chiusa. Non lo so se è chiusa. In quell'unica stanza. Oh, cacchio! Mamma di Slendrina, per favore! Dritto per dritto, corriamo pure. Che qua siamo aggrediti da tutto il mondo. È aperta. Chiudo. Ok, qua mi ricordo io di una chiave che l'altra volta mi era sfuggita. Però stavolta non c'è più, ovviamente. Qui nella culla non c'è niente. Qui, eccola qui. È sempre qui la chiave in questa stanza, ma spostata. E quindi indaghiamo un po' meglio dentro l'armadio. Lì c'è il libro, l'ho visto. E siamo a tre libri. Dietro non c'è niente. Ok, e siamo a tre libri. Qui non c'è nient'altro, apparentemente. A meno che non c'è qualche passaggio nascosto, ma non credo. E va bene così. Dietro qua non c'è niente. Slendrina invece c'è, che deve frantumare scatole. Slendry, vai ad accudire tuo figlio, che è in mezzo alla mappa qui a dar fastidio. E niente, usciamo di nuovo. Stavolta facciamo tutto questo percorso. O ci esploriamo queste stanze qua, e direi di sì, che poi ci esploriamo quelle centrali. Non lo so. Oppure prima quelle centrali. È lo stesso, è lo stesso. Dobbiamo esplorarle tutte, quindi prima o poi dobbiamo farlo. E quindi vaghiamo e spostiamoci verso il centro di questo labirinto. Ancora il figlio di Zendrina non si è visto. La cosa mi preoccupa leggermente. Quindi andiamo qua prima. E qua c'è una piccola insenatura dove l'ultima volta credo di aver trovato un libro io.
Quindi ci andiamo proprio velocemente, andiamo dritto per dritto e poi ritorniamo indietro e ci insinuiamo verso il centro del labirinto. Quindi qua c'è zona chiusa. Chi è che mi perse? Il figlio di Zilendrina, lo sapevo. Lo sapevo, eccolo là e ho parlato troppo. Che frantumascatole. Ok, quindi adesso giro a sinistra. Ho parlato troppo, ovviamente. Poi vado di qua e con il figlio di Slendrina alle calcagna. Noi poi dobbiamo andare su, non di qua, su, ovvero di là, però con il figlio. Levati del cacchio. Con il figlio che mi perseguita, cerchiamo di indagare questa zona. Facendo avanti e indietro. Qua comunque non c'è un fico secco. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Manco una chiave. Stavolta c'è una chiave qui, se non sbaglio. E ma ora non c'è niente. Che tirchiacci i programmatori di sto gioco, però. E non c'è niente. Neanche nel barile. Niente. Esploriamo centimetro dopo centimetro. E niente. Me la risalgo allora in alto, giusto? Di qua. Giusto. Con la mappa effettivamente è più easy. E via, che sono ancora perseguitato. Prima a sinistra. Chiudigli. Oh, chiave usata. Chiudigli la porta. La spacca pure, ovviamente. Mi nascondo così non mi vede. In teoria. Perfetto, mi ha perso di vista. Meno male. Intanto ha spaccato la porta. Questo. Apriamo l'armadio e non c'è niente. Dietro l'armadio non c'è niente. Chiavi non ce ne sono e quindi proseguiamo l'esplorazione. Dopodiché, Slendrina mi frantumesca. Allora, qui dove c'è Slendrina è chiuso, però non c'è niente, niente. Dritto per dritto arriviamo all'altra porta. Andiamo dritto per dritto, forza. Allora, qui c'è un'altra chiusura, ma non c'è niente. Entriamo nella porta. Chiudo la porta. Ho trovato il quarto libro e siamo a metà strada, ragazzi. Siamo a metà strada. Perfetto. Quindi qui presumo non ci sia altro. Me la esco. E niente. Quindi a questo punto direi di proseguire verso l'alto per esplorarci le due porte che abbiamo qui. Ecco, perfetto. Quindi porta numero 1, questa addirittura è aperta. Però io non ci sono passato. Lo so per certo che da qui non ci sono passato. E qui niente. E vediamo che non c'è niente nemmeno qui. Giusto, come giusto, sempre come giusto che sia. E niente. Poi, uscendo da qui, andando sempre verso nord, arriviamo al punto di partenza. Quindi andiamo al punto di partenza, facciamo tutto il giro da là. Queste le ho già esplorate tutte. Quindi andiamo dritto per dritto. Giriamo per di qua e c'è una stanza qua. Eccola qua. Apriamo questa, mi barrico. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da queste parti. Non c'è un fico secco. Tranne Slendrina. Quella è sempre presente. Ok, poi da qui. Comunque ho preso una marea di danni da Slendrina. Io sto prendendo una marea di danno. Allora, questa porta qua io non l'ho aperta. Infatti è chiusa. E infatti è proprio chiusa. Oh, c'è il figlio. Chiudi, figlio. Mi nascondo non so dove. Tu puoi spaccare l'universo. Ma io non mi farò vedere da te. Oh, è lì. No, non entrare. No, apre le porte. Oh, cacchio. Peggio del figlio di Slendrina, la mamma di Slendrina. Aspetta, io mi devo ricordare qua dove cacchio siamo. Ok, possiamo fare il giro eventualmente. Quindi vado dritto, vado a fare il giro per di là. Esploriamo prima le altre stanze, allora. Visto che sono perseguitato da mezzo mondo. Esploriamo prima queste. Ok, mi insinuo per di qua. Sperando che quello non mi segua più. O c'è una chiave? Ok. Sta cercando di entrare? No, meno male. Allora, recuperiamo chiave. E niente, allora continuiamo per questo percorso. Non ci perdiamo. E Slendrina, levatevi dal cacchio tu, la mamma e il figlio. Ok, dritto c'è effettivamente una zona chiusa. Con un libro. Ma sto prendendo una marea di danno. Mi sa che faccio game over io. Mi sa che faccio game over. Allora, dritto e niente. Adesso giriamo a destra. Non ci ricordiamo, ci sono queste stanze pure. Giriamo a destra. Andiamo a fare tutto il giro. E vediamo cosa c'è qui. Abbiamo anche una chiave, quindi ottimo. Quindi a sinistra c'è una porta. Apriamo prima questa, ovviamente.
One key is used. Ok, libricino qua manco per il cacchio. Manco, oh lì. Oh, qua sì, ottimo. E siamo a 6, siamo a buon punto. Con la mappa è molto più easy, effettivamente. Quindi, uscendo da qui c'è anche una porta qui. E quindi mi vado ad aprire quella. Dritto per dritto. Giro a sinistra, apro questa. Chiudo, mi barrico. E abbiamo... E abbiamo... E abbiamo... Fichi secchi. E abbiamo fichi secchi. Qua è tutto abbandonato, un libro non c'è. Che siete brutte persone. Quindi me la riesco. A questo punto vado a fare questo giro qui. Mi vado ad aprire questa. Poi ritorno indietro. E poi ci rimangono queste ultime stanze. Fare così. Quindi giriamo a destra e poi subito a sinistra. Via. Via sperando che qualcuno non mi ostacoli la vita. A sinistra. Ok, dopodiché apriamo questa porticina qua. Vediamo cosa c'è qua. Porta che non si può chiudere, invece sì. Ok, chiudiamo la porta, la door. E qui non c'è niente. Oh, è lì forse, forse c'è qualcosina, una chiave. Ottimo, ottimo direi. Però libri niente. E vabbè, ci accontentiamo della chiave. Quindi, elevati Slendrin, che rottura. Quindi adesso dritto per dritto andiamo, ritorniamo in quella porta che non siamo riusciti ad aprire perché la mamma di Slendrina mi frantumava le scatoline. E quindi sperando che non sia ancora qui, andiamoci. Giusto, vediamo se la mamma non mi attacca. Entro nuovamente qui, chiudo perché lei non l'ha spaccata. Vediamo che c'è nell'armadio, niente. Oh cacchio, chi l'ha aperta questa porta? Ma si aprono da sole le porte, aiuto. E niente, comunque non c'è niente ragazzi. Non c'è niente, manco dietro niente. Buco nell'acqua, fa tutto il giro per niente. Manco una chiave nascosta, manco per niente. Vabbè, allora, ci rimane. Ci rimangono solo queste porte qui. 3, 4, 5. I libri devono essere qui. Perché se non sono qui mi sono riperso. Queste le ho già esplorate, ci siamo passati prima. Quindi se non le troviamo lì è un grossissimo problema. Allora rifaccio il giro dall'alto, quindi giro e esco e vado a destra. E rifaccio il giro dall'alto. Due libri e una chiave. In teoria qualcosa si deve trovare. Oh cacchio, non lui, no, che via! Non stavo cercando lui ovviamente. Allora, qui abbiamo già visto che era chiuso. Diamo un'altra occhiatina, ma mi pare di aver già visto lì. Sì, è tutto chiuso. E non c'è niente. E levatevi dal cacchio tutti quanto siete. Ok, giro a destra. Poi giro nuovamente a destra. Con la mappa è più facile, ma la devi aprire ogni 3x2. Giro nuovamente a destra. Oh, dritto per dritto. Sta porta si può chiudere, sì. Perfetto. Oh, qui qualcosa ci deve... Ah, era qui forse la chiave che avevo preso un tempo. Un'altra volta. Ok, questa zona è tutta collegata. Quindi qua un libro, quello sta spaccando. Non mi vedere, non mi vedere, non mi vedere. Ok, mi ha preso di vista. Io la chiave, una chiave l'avevo trovata qui. Se non sbaglio era qui, però non sembra esserci nulla in questa prima stanza. Questa l'apro. Così, siamo stati qui, lo segniamo. E levati dal cacchio. E comunque non c'è niente. Quindi andiamo alla prossima stanza e siamo alla seconda. E ancora libri niente, ragazzi. Solo chiavi, solo chiavi. Che è meglio di niente, comunque. E libri. Qua libro, no. Qua libro, no. Qua libro, no. E qua libro, no. Niente libri, ragazzi. Sperando di trovare... Ma dove cacchio? Comunque, le ultime tre porte, ragazzi. Tra le quali questa, che comunque è la continuazione dell'altra. Quindi non è proprio una porta da aprire, perché sono tutte aperte qua. Però il libro ci potrebbe essere. E infatti c'è! E siamo a 7 libri e mancano 2 porte. E abbiamo 2 chiavi, tra l'altro. Quindi se sono chiuse entrambe... presumibilmente nascondono un libro. Almeno elevati Slendrina, frantuma scato che poi ti disorienta. Non capisci più dove cacchio devi andare. Quindi dritto per dritto. Andiamo di qua. Giriamo a destra. Vabbè, il percorso è segnato. Porta a destra e porta a sinistra. Saranno entrambe chiuse? Questa è aperta. Tutte ste chiavi io perché allora?
Comunque, libricini qua non ne vedo. Ma mi è sfuggita qualche porta, no? Perché com'è che abbiamo due chiavi e mi è rimasta solo una porta? Mi è rimasta. Questa. Ok. Vabbè, se qui il libro ottimo. Qui c'è la faccina che... Il libro non c'è, ragazzi. Ma di nuovo, siamo a 7 su 8. Ma io dove cacchio la trovo? Lo trovo l'ultimo libro? Questa è stata l'ultima porta apribile. In teoria, sì, perché questa è l'uscita, questa l'ho aperta, questa l'ho aperta, le ho aperte tutte. Le ho aperte tutte. E quindi, che si fa ora? Ma se me ne vado direttamente all'uscita, io qua veramente libri non ne trovo più io. Ovviamente ho bisogno di 8 libri, ma io ho esplorato tutte le porte, siamo sempre punte a capo, ragazzi. L'ultimo libro non lo trovo, manco con la mappa. C'è un problema tecnico. Fatemi sapere voi nei commenti se siete riusciti a completare il gioco e avete trovato tutti i libri. Perché io qua ho esplorato tutto, ragazzi. Tutto, tutte le porte. Tra l'altro mi è rimasta una chiave pure. Ma per aprire quale porta? Che l'ho aperta. Ok. Che le ho già aperte tutte. Many hours later. Raga, di nuovo, ho rifatto il giro di tutte le stanze. Di nuovo, una per una. Sono tutte aperte. Mi avanza una chiave. Che cacchio ci apro? Non lo so. Allora, la prossima volta. No, perché ci ritorno su questo gioco? La prossima volta io mi stampo questa mappa, ragazzi. Ogni volta che esploriamo una stanza, ci metto una X. Lo vedremo proprio in diretta con la mappa e tutto. Ogni volta ci metto una X e così vediamo qual è il problema. Se il problema è il gioco o il problema sono io che mi perdo. Ma non credo. L'ho esplorata stanza dopo stanza. Quindi mi raccomando, lasciate like per un prossimo video in cui ci andiamo a segnare tutte le stanze in una vera mappa. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.